Ciao a tutti amici. Ma che stai facendo? Dobbiamo registrare la recensione opinione di Destiny. No, non mi interessa, io voglio giocare. Ok, dai, registriamo, mi sono già rotto le palle. Destiny, una delle recensioni opinioni più difficili, secondo me. Perché non stiamo parlando solamente di un videogioco che è uscito così bello e pronto e basta, ma si parla di un progetto della durata di 10 anni. Nel senso che gli sviluppatori hanno detto che questo progetto, il progetto Destiny, dovrà durare ben 10 anni. Ecco, però noi non possiamo fare altro che giudicare il gioco per così com'è. Ma tipo, così com'è. Che la tecnologia... 10 anni non li aspetta la tecnologia. Era una cazzata, secondo me. Sì. Tu sai, cara Midra, che io sono quello delle trame, no? Cioè che nei giochi guarda forse come prima cosa la trama. Cioè se un gioco può anche fare... No, allora il gameplay deve essere bello comunque. Però la trama è una cosa che mi sta molto a cuore e devo dire che quella di Destiny è abbastanza inconsistente. Più che altro si tratta di una serie di missioni quasi slegate tra loro, cioè legate ma... ci siamo capiti, insomma. Destiny soffre anche la mancanza di un vero e proprio personaggio. Tu sai, per esempio, in Mass Effect c'è Shepard, no? Sì. Cioè lo Shepard che vediamo pure sulla copertina. Puoi usare quello lì ed ha un grande carisma, comunque è diventato un'icona, però puoi anche farti il tuo personaggio. Ma comunque il personaggio che ti crei riesci a farlo con un carisma, con una sua personalità ben definita, anche dalle scelte morali. Che mancano, scelte di qualsiasi tipo mancano in Destiny. Sì. Bene, Destiny soffre della mancanza di un personaggio principale e del fatto che questo possa essere delineato nel suo profilo anche grazie a queste scelte morali, scelte di qualsiasi tipo che di fatto non ci sono. Non ci sono. Si va avanti. Tu così. Sei tu il protagonista, il personaggio, sei un guardiano, ma pure io sono un guardiano, pure chiunque è un guardiano. Sono classi diverse, se ne incontrano ovviamente. Tanti. La trama è proprio anche mal spiegata, cioè si parla di questo viaggiatore che sembrerebbe una sorta di pianeta, non si capisce bene che cos'è, che ha reso possibile delle meraviglie, addirittura ha reso fertile Mercurio, Venere, e ha allungato la vita media, però poi improvvisamente arriva l'oscurità che vuole combattere il viaggiatore e qui entrano i giochi guardiani. Fine. E poi il gioco è veramente basato più sul gameplay e sulla narrazione. Quello che mi è piaciuto molto invece dal punto di vista narrativo è la commissione tra fantasy e fantascienza. Anche nell'abbigliamento, nelle ambientazioni. Le atmosfere sono molto evocative. Principalmente Destiny è un FPS, anche se ha degli elementi ruolistici, è un FPS. E qui stiamo parlando di Bungie. Chi è Bungie? No, dico, hanno detto chi è Bungie, ma dico, ma... No, qua ci vuole Rage Moment, perché chi non sa... Ah, sai... vabbè, basta. No, dai, lo sapete, i creatori di Halo, e infatti qui si vede il loro talento, no? La loro mano. Anche se molti, ovviamente, hanno lamentato l'impersonalità di Destiny, qui ci riallacciamo al discorso di mancanza di una vera identità di questo titolo rispetto a un Halo che invece era... fortemente dotato di carisma e di un personaggio chiave come Master Chief. Da Halo prende un gameplay ottimo, proprio sì. I controlli. Voi vi dimenticate di avere un joypad in mano perché veramente è perfetto. No, in realtà è che non ce l'avevi veramente. Cioè non è che te lo sei scordato. Credevi di giocare. Chi gioca? Nel sonno, tu facevi così con le mani, in realtà non stavi giocando. Dobbiamo continuare ancora al sonno? No, direi di andare avanti. Andiamo avanti. Anche la componente online funziona benissimo, infatti io non ho assolutamente avuto problemi di connessione. Però molti si lamentavano dei problemi di connessione. Ho letto in giro, però sinceramente io sono arrivata al livello 21, che diciamo non è poco. E come ho detto prima, entrano in gioco anche gli elementi ruolistici. Infatti si può migliorare il personaggio, si possono potenziare le sue abilità, si possono potenziare anche le armi e le corazze, le armature. Peccato per l'interazione con gli altri giocatori. Cioè praticamente li possiamo solo salutare, ballare con loro. Però è bellissimo ballare con loro. Ballare con loro è bellissimo, però non possiamo fare altro, poi li possiamo indicare e non c'è... basta! Fare gestacci? No! Anche se parlando di gioco di ruolo, uno si immagina una città, no? Una bella città ricca di cose da fare, no? Una cosa che effettivamente mi ha lasciato un po' di amaro in... Minchia, non mi è venuto bene, bocca e amaro in bocca. Infatti la torre, sì, ha i suoi negozi, ci sono i vari negozi e basta. Però effettivamente c'è poca interazione all'interno delle città, sì. E pochi elementi, punti di interesse. Esatto, non si può fare nient'altro se non andare a comprare le cose, non si può parlare con nessuno. Cosa che invece è tipica normalmente dei giochi di ruolo. Ma cara la mia Midna, ciò di cui si sono lamentati tantissimi anche i nostri iscritti. Sì. E che ci hanno chiesto... Intanto si è spento questo... Ah, ecco, eccolo. Raiden, Midna, che cosa ne pensare? Questi sono gli iscritti. Hanno un accento anglo-italiano. Hanno il Wilson? Sì, Wilson, tutti i nostri iscritti hanno il Wilson.
che cosa ne pensare del fatto che è ripetitivo al massimo? Dice, è troppo ripetitivo, c'è tanto backtracking e quindi... Effettivamente, insomma, diteci, ragazzi, è vero, effettivamente è vero, è ripetitivo sia nelle situazioni, quindi nel tipo di missioni da affrontare, che nelle ambientazioni, cioè c'è molto backtracking, vi ritroverete a visitare gli stessi posti tante volte. E sicuramente la ripetitività e il backtracking non è un qualcosa che giova tanto ai videogiochi, tranne per esempio in FIFA. E soprattutto in un titolo che dovrebbe durare 10 anni, cioè dovrebbero fare tantissimi DLC, così. Hanno anche provato ad aggiungere tramite aggiornamenti silenziosi Bungie, degli eventi aggiuntivi, cioè come nuove missioni della storia, per esempio, però in realtà sono missioni già affrontate, ecco, con difficoltà superiore. Maggiore, questo è qualcosa che veramente sembra quasi, no? Tipo che abbiamo aggiunto un nuovo livello, ma è lo stesso, la difficoltà diversa. Comunque, no, non è vero, zitto, è un nuovo livello. Salutando, il portavoce è entrato in gioco dicendo: non è vero, mi fai confondere. Livelli, salutiamo. Non era proprio perfetto, si vede che lo imitavo. Si vede che non sei tu. Si vede che non sono io. E Destiny è un gioco online che abbraccia un po' tutti i tipi di giocatori, no? Per esempio, che stai facendo? Abbracciando un tipo di giocatore. Ma che dici? Non intendevo in quel senso. Ma a me piace questo giocatore. Io per esempio amo l'online cooperativo e per questo ci sono tante missioni chiamate missioni dell'avanguardia, mentre per chi ama la competizione ci sono le missioni del crogiolo. Esattamente. E quindi ce n'è per tutti i gusti, anche se secondo me ce ne sono molti di più dell'avanguardia, quindi è molto più cooperativo che competitivo. E dobbiamo passare all'aspetto tecnico che, cara la mia Midna, a me ha soddisfatto fino a un certo punto, anche se c'era da aspettarselo, data la natura cross-gen del titolo. Che cosa vuol dire cross-gen, cari amici da casa analfabeti? Vuol dire che è uscito sia per le console di vecchia generazione che per le console di nuova generazione, quindi è ovvio che non dia il massimo di sé questo gioco nelle console di nuova generazione, perché non è stato creato appositamente solo per le console di nuova generazione. Però l'ho spiegato bene, sai? L'ho spiegato bene, devo dire applauso. Non c'è Wario. Lui sarà il nuovo Wario se fa ancora così. No. Lei oggi si è creato un nemico potente. In realtà però la grafica è un po' più al servizio del gameplay, è un gameplay fluido e gradevole. Gli ambienti, per quanto ripetitivi siano, sono comunque sontuosi, belli da vedere. Ovviamente c'è quel retrogusto, anzi no, quel gusto proprio deciso di sci-fi. È sempre bello vedere Marte, Venere, no? Questo è un fascino per chi come te, soprattutto chiamato Mass Effect, è ovvio che esercita tutto questo un fascino inconfutabile. Anche le musiche sono bellissime, mi ricordano proprio Halo. Anche se quelle di Halo erano una madonna. Esatto. E queste di Destiny sono molto belle. Soprattutto i temi principali, quelli che si sentono nei menu, nelle storie principali. Forse solo i temi principali. Perché effettivamente durante il gioco... Di riconoscibile c'è ben poco, sì. Però tutto molto gradevole e incalzante, sì. Quindi ci può stare. Un plauso anche al doppiaggio. In italiano, ricordiamo. In italiano, cioè nella versione originale, lo spettro è doppiato da Tyrion, no? Peter Dinklage. Sì, tu parli. Sì, ok. E in italiano sono stati attenti a farlo doppiare dal doppiatore ufficiale di Tyrion. Sì, però basta, un attimo volevamo sentire la tua voce, stronzo. Non dà la mano. Non ha la mano, vabbè. All'angelo. Ah, non è una porta USB. Gameplay senza sbavature. Progetto ambizioso e potenzialmente enorme. Altissimo livello artistico. Trama inconsistente. Eventi ripetitivi e forte backtracking. Scarsa interazione con gli altri giocatori. E dobbiamo dare un voto. Il voto per Destiny è... 8! 5 questo è. No. Sempre 8. 8 e 5. 8! Avanti. Basta, zitto!